ciao a tutti. Davanti a noi, la dritta, abbiamo le due vette del Val Cay. Là sotto, dove c'è il tornante della strada, si può fuori dritto, appena dietro il costone, c'è la postazione Gatole. Cosa era di importante di cima Val Cay? Prima di tutto il costone, che l'ha fortificato, la vetta e l'anticima della vetta dove c'era dentro una cannoniera. Qui sopra c'erano gli appostamenti antiaerei costruiti dall'esercito italiano. All'inizio del conflitto vi erano delle postazioni solo di trincea e una di artiglieria leggera. Col proseguo della guerra e con l'inizio degli incursori austriaci, nonché perlustratori austriaci, fu istituito qua praticamente la cosa antiaerea, una intermedia che partiva dalla Rocca, Censo, Val Cay e andava a Cima Brega. Qui sopra, infatti, se voi salite su queste due bellissime vette, io consiglio sempre il giro mulattiera bassa di Gatole, andare su Val Cay, tornare indietro dal sentierino vicino al Roccolo, che è una bellissima escursione molto corta e vi fa vedere praticamente questa postazione antiaerea della vetta, dell'anticima e soprattutto quella in caverna che vedrete durante il percorso. È un piccolissimo scorcio che però fa vedere bene queste montagne. Purtroppo ho perso il video dall'altra parte, perciò ve lo faccio vedere qua di fronte. Noi siamo su Cima Famer, che siamo propriamente di fronte, e possiamo vedere bene questa cosa qua. Tornando a noi, praticamente scendeva, vedete il dorsale, scendeva dal dorsale, c'era la bocca, c'era il passo qua sotto, e anche lì era una zona fortificata del passo, con due mitragliatori, erano stati installati due mitragliatori ancora nel 15 per la costruzione della guerra, perché il nemico si vedeva di fronte. Infatti le montagne che vediamo noi dietro, l'Alpo di Spessa, il Tombea e tutte le montagne che sono là dietro, praticamente erano tutte montagne del nemico. Anche la Calva, metà era del nemico. E allora erano state istituite qua delle difese. Da Val Cay si saliva e c'erano si andava alle difese esterne della forte di Cima ora. Questa, cima, cannoniera, trincerine, tutto il passo, bocca, e giù si andava a Gatole, dove abbiamo fatto gli altri filmati. Buona giornata e ci vedremo al prossimo filmato.